Allenamento infrasettimanale, Fabio Ioio per la Futsal San Giovannese Under 21, autore della doppietta che ha fatto sì che si potesse vincere i sedicesimi di finale contro il Pesaro Fano. Adesso c'è una trasferta difficilissima, quella contro l'Acque Sapone. È una trasferta difficile perché, insomma, si sa, una squadra gioca in Serie A, quindi penso sono un po' favoriti rispetto a noi, però il fatto sta che hanno due gambe come noi, quindi... Gara difficilissima, la prima quella di giocare qui in casa per loro e poi dopo cercare di fare bottino buono per poter andare da là e giocarsela. Sì, la prima è in casa, chiaramente con il pubblico e il campo a nostro favore si spera possa essere di buon auspicio. La seconda si va in casa sua e starà a vedere. I meriti di questa Under 21 che è arrivata ad essere tra le migliori 16 squadre del italiane. I meriti sono di un gruppo affiatato, un gruppo compatto che dal primo giorno della preparazione estiva, insomma, si è visto che non ci accontentavamo del solito campionato, solita posizione, che ne so, secondo, terzo o vittorioso, uscire a 32esimi. Quindi, essendo un gruppo compatto, si spera che questo ci possa portare fino in fondo. Fai parte anche della prima squadra, come vedi questa seconda fase dei playoff, ormai sicuri per quanto riguarda San Giovannese? Sicuri sì, abbiamo fatto un ottimo campionato, a parte la partenza un po' strimizzita. E speriamo bene, perché l'anno scorso io non ho avuto la fortuna di esordire in Serie B e mi piacerebbe magari partecipare a quel campionato.